vi giungono dal Palasport di San Benedetto del Tronto. La serata è stata imperniata sulla difesa vittoriosa di Vincenzo Belcastro del titolo europeo del Super Gallo, dall'assalto dell'inglese Richie Wenton. Ora sul ring è Stefano Zoff, ex campione italiano, ex campione europeo dei Superpiuma, opposto al croato Smal Jakupi. Jakupi è un pugile di 26 anni, una notevolissima esperienza in campo dilettantistico. Da professionista ha combattuto 11 volte, ha vinto in 6 circostanze, 3 sconfitte, 2 verdetti di parità. Stefano Zoff ha al suo curriculum 18 vittorie, 3 sconfitte e 2 verdetti di parità. Ricordiamo che è campione italiano e fa parte ovviamente della colonia di Rocco Agostino, ovviamente in quanto fin dall'inizio della sua carriera è stato con lo storico manager genovese. Ricordiamo che Stefano Zoff è nato a Monfalcone il 17 marzo del 1966, campione italiano dei pesi piuma nel 93, europeo nel 94, ora è passato di categoria. Ricordiamo che il limite del superpiuma è fissato a 58 kg 967 grammi. Stefano Zoff questa sera si presenta a 59.600, mentre Jakupi ha fatto fermare la bilancia a 60 kg e 900. Ovviamente Stefano Zoff tenta in tutti i modi di risalire la china europea. Ricordiamo che la sua sconfitta europea è stata assolutamente discutibile, ed è poco dire discutibile. Il verdetto dei giurati di Fontaine-sur-Bois fu letteralmente scandaloso. Poi Stefano Zoff, dopo aver conquistato il titolo italiano battendo per KO Fabrizio Cappai, è teso, come abbiamo detto, a risalire la china per tentare di nuovo la scalata al titolo continentale. Termina la prima ripresa nel conto qui su distanza delle 6 riprese, una prima ripresa sul piano di assoluta parità, in quanto Stefano Zoff non ha inteso forzare più di tanto. Del resto Smal Jakupi appare un pugile abbastanza valido, almeno per quanto concerne questa prima ripresa, un pugile tosto come si potrebbe definire. Zoff all'angolo a Bruno Cari, indimenticato, indimenticabile campione mondiale, uno dei pugili che maggiormente hanno saputo infiammare gli sportivi italiani alcuni anni fa, ormai cominciano a essere tanti. Ecco, l'arbitro Giancamilli chiama al centro del ring i due pugili per la seconda ripresa. Zoff con il suo jab, ricordiamo che la serata è organizzata da Elio Cotena con la collaborazione del comune di San Benedetto del Tronto, in particolare dell'assessorato al turismo della cittadina balneare adriatica. Tenta di affondare i colpi Zoff, buono il suo destro. Destraccio di Jakupi che Zoff riesce a
interpretare più che schivare, infatti lo schiva parzialmente, attutendone pressoché completamente gli effetti. Il jab di Zoff anticipa il destro di Iacubi, che assume un atteggiamento goliardico di sfida nei confronti del nostro pugile. Alterna colpi al bersaglio grosso dell'avversario dal volto, un sinistro in uscita da parte di Zoff, destro di Zoff intanto. Il destro al bersaglio grosso Iacubi non provoca alcun problema comunque Zoff. E questi pugili della disciolta Jugoslavia non hanno ancora una grossa esperienza a livello professionistico, ma hanno alle spalle un bagaglio dilettantistico di estrema concretezza. Anche Iacubi non è un fulmine del ring, ma è in grado di tenere bravamente il quadrato anche nei confronti di uno come Stefano Zoff, che è stato campione europeo a pieno titolo. Termina la seconda ripresa, una seconda ripresa in favore del nostro pugile questa volta, che comunque ha portato un maggior numero di colpi e soprattutto più precisi. Abbiamo detto dell'assessorato al turismo di San Benedetto del Tronto, che ha contribuito a organizzare questa serata. Assessore Pennesi, è un omaggio a San Benedetto, ma di gente ce n'è veramente pochina. Sì, infatti non credo di essere molto soddisfatto. Strano, perché poi noi abbiamo una lunga tradizione di campionati europei. Forse è stato troppo veloce, la pubblicità non ha sufficientemente espletato tutto il suo, la sua forza. Potremmo riproporre qualche cosa più avanti, magari. Ma sicuramente. Quando c'è televisione, campionati europei, sicuramente. Grazie, assessore. Così anche San Benedetto ha avuto la sua. Un merito comunque questa cittadina per aver ospitato un incontro, peraltro di notevole valore, come quello di Belcastro. Un Belcastro che si è difeso alla brava dall'assalto di Richie Wenton, come detto. Incontro trasmesso lunedì sera. E di qui forse la penura di spettatori, vista la giornata atipica per il pugilato e per lo sport in Italia. Terza ripresa intanto con Stefano Zoff opposto al croato Smal Iacubi. E un buon test per Stefano Zoff, che aspira al traguardo europeo al più presto, ci si augura anche per lui. 29 anni il pugile di Monfalcone, per cui non può attendere troppo. È un buon test questo croato, eh? Destro di Iacubi,
che comunque va sui guantoni del campione italiano. La serie di Zoff non caricata particolarmente, comunque molto precisa, insiste nella sua azione il campione italiano. Poi Acupi ha una, un atteggiamento di sfida nei confronti del nostro pugile, apre completamente la guardia, le braccia, come dire vieni qui, tanto non sento nulla. Vediamo, Stefan Zoff comunque non dovrebbe cadere nel tranello di lanciarsi in avanti senza alcun tattico. Peraltro non ha nulla da guadagnare da questo incontro Zoff, se non giungere al termine con l'intento, come detto, di un proficuo e concreto allenamento, visto la solidità della sua avversaria. Termina anche la terza ripresa, una terza ripresa che non ha procurato alcun problema al nostro pugile. Ma sentiamo, proviamo a sentire che si dicono Zoff e Bruno Arcari all'angolo. Ogni modo, va bene, se tu tieni il ritmo, tenendo il ritmo, ecco il ritmo che tieni, va bene così, eh? Però ogni tanto, porta quel sinistro, sinistro, metti il destro dito e gancio sinistro, eh? Bene, prova un po' a fare. Ascolta, fai un po' una ripresa un po' più brillante, eh? Sì. Dai. Bene, molto chiaro, ci sembra Bruno Cari con l'invito finale ad una ripresa un pochino più brillante da parte di Stefano Zoff. E siamo alla quarta ripresa. Fino ad ora peraltro Stefano Zoff si è fatto ammirare per la continuità della sua azione, un'azione peraltro non troppo caricata. Abbiamo detto di un proficuo allenamento, ora Zoff segue i suggerimenti di Bruno Arcari, carica maggiormente i propri colpi. Destro, Iacupi tenta di reagire. E deve stare attento nell'uscita dal corpo a corpo, andare subito indietro Zoff. Iacupi scarica, ecco queste sventole improvvise. Continua nella sua azione Zoff, abbiamo detto una buona continuità per lui. Ora cambia guardia, deve incassare un corto diretto da parte di Iacupi. Giusto un colpo che magari poteva evitare, ma comunque niente di grave. Si incrociano i colpi, tenta di caricare i suoi Stefano, poi rimane lì. Oh, piazza un destro Iacupi, ci prova una seconda volta, va a vuoto ma arriva a destra, segna con il sinistro. Vaga somiglianza di Iacupi con Sergei Bubka, il fuoriclasse ucraino, salto con l'asta. E ha solo da fare Zoff, Iacupi reagisce. I suoi atteggiamenti goliardici di sfida non erano certamente da applaudire, ma vedete, non ha alcun timore Iacupi. Ribatte colpo su colpo al pugile italiano. Ancora un destro di Iacupi che Zoff comunque schiva. Molto sicuro, spavaldo il croato. La Zoff alterna bene, continua nella sua alternanza dei colpi al volto e al corpo. Viene via dall'angolo molto bene Iacupi,
e termina la ripresa, una bella ripresa che Zoff certamente ha condotto aumentando il ritmo e caricando i colpi, ma Jakupi non è stato da meno, si è ben comportato. Ma sentiamo l'angolo ancora di Zoff e Arcari. Hanno fatto neanche la ripresa di quadro, ma... Che stai facendo adesso? No? Non c'è il capo di affondare, quindi. Non li affondi per niente. Stai? In modo va bene, cerca però di evitare dei pugni inutili. Ok? Sta di fianco, quando sei vicino, non starci affondare, stai di fianco con la spalata. Certo. Come fa? Riepiloghiamo, insomma, Zoff lamenta il fatto di non aver fatto guanti in questi ultimi tempi in allenamento, e in effetti Arcari ha risposto bene, fai questa sera, questo per tornare sull'argomento in apertura in cui si era detto che questo doveva essere per Zoff, e lo è, una eccellente seduta di allenamento. Tra l'altro Stefano ha anche confessato di essere un po' stanco, ma va bene così, in effetti ha qualche etto di troppo Stefano, pugile longilineo, segaligno quasi, non siamo abituati a vedere qualche piega di troppo all'altezza della vita. Buono il destro di Zoff, reagisce il croato. Corto colpo di Zoff, comunque non si è convinti che sia stato soltanto il colpo a mandare al tappeto Jakupi. Poi Tomassetti sicuramente si riproporrà questo episodio, ne riceviamo conferma dal regista che coordina le telecamere dell'Estran 2 di Bologna. A vuoto questa volta Zoff, reagisce il suo avversario. E beh, a queste serie Zoff che comunque ogni avversario sente, i pugni del pugile di Monfalcone fanno male. L'unica cosa che deve evitare Stefano sono le pause e il fatto di rimanere un pochino sui propri colpi, ma queste sono regole fondamentali per ogni pugile. Anche ora ancora questi atteggiamenti di sfida da parte di Jakupi, che incappa in un destro e un sinistro, ancora Zoff. E al di là della confessione a Bruno Arcari di essere a corto di fiato e stanco, dando una dimostrazione di valore indubbia, a meno che Stefano abbia voluto fare uno scherzo avendo visto il microfono nelle vicinanze, abbia bleffato in maniera plateale, ma ovviamente questo è uno scherzo e fa parte della carica agonistica e della grinta del pugile di Monfalcone, il saper uscire dalle difficoltà. Beh, di positivo, di molto positivo, c'è che Zoff in pratica non ha ancora respirato un momento in questi suoi continui assalti. E termina una bella quinta ripresa che il nostro pugile si aggiudica nettamente al di là del knockdown inflitto all'avversario. Ecco, episodio che vorremmo rivedere, ecco qui che il Tomassetti ce lo ripropone. Ecco qui, dovrebbe essere il corto destro che va a vuoto. Vediamo. Eh no, allora abbiamo sbagliato anche noi, non c'è stato praticamente colpo qui. Possiamo rivedere forse Tomassetti? Ecco, rivediamo un attimo se è possibile, perché in effetti allora abbiamo sbagliato tutti. Ecco, rivediamo. Eh no, non c'è stato colpo in effetti.
si è divincolato il pugile croato ed è andato al tappeto, è scivolato, ma ha tratto tutti in inganno. Il colpo sinistro visto in effetti era il braccio di Zoff che accompagnava in pratica la caduta del suo avversario. Avvolta parzialmente il nostro campione, ricordiamo che Zoff è campione italiano dei Piuma. Titolo riconquistato proprio a inizio dell'anno con la vittoria per KO tecnico su Fabrizio Cappai. Ma abbiamo detto la propensione di Zoff a salire di categoria. In effetti il limite di 57 e 152 grammi dei pesi piuma sembrano andare un po' stretti a Stefano, che questa sera si è presentato sul ring a 59.600, ovvero 2,5 kg sopra il limite dei piuma, ma soltanto 6 etti sopra il limite dei super piuma. Tuttavia occorre dire che Stefano ci piace di più quando riesce a scendere nei piuma, appare più veloce, più pesante nei colpi nei confronti ovviamente dei suoi avversari. Ricordiamo che Jacupi questa sera pesa 60,9 kg, sicuramente uno degli avversari più pesanti che il nostro pugile abbia mai affrontato nella sua carriera, se non il più pesante. Insiste nella sua azione Zoff, questa volta lo sente Jacupi. Ola, insiste nella sua azione Zoff, bleffa il croato, tenta di reagire, tuttavia alcuni colpi li ha sentiti. Avete la reazione di Jacupi, lega poi il croato per evitare ulteriori problemi. Buono il destro di prima chita da parte di Zoff, ancora un destro del campione italiano. E in questa sesta ripresa Jacupi, pur conservando questo atteggiamento coraggioso, ecco, vedete, comunque ha dovuto incassare e continua a incassare dei colpi di una certa pesantezza. Gran coraggio del croato. Ancora un gancio sinistro pesante di Zoff. E Jacupi regge, barcolla tentenna, ma è riuscito a reggere fino in fondo. Gran coraggio e grande resistenza da parte di questo croato Smal Jacupi, ma una bella esibizione di Stefano Zoff, che nonostante una preparazione non certamente brillantissima dovuta, un segnale chiaro anche del peso, è riuscito a mantenere fede al proprio blasone e a mantenere intatta la linearità della strada che potrebbe portare a un titolo europeo. Ce la facciamo, Cotten, a fargli fare un europeo, Zoff? L'europeo già in programma, ma noi siamo più ottimisti, vogliamo fare il campionato del mondo, che al più presto forse ci riusciremo. E piuma ovviamente. È chiaro, infatti noi l'abbiamo visto questa sera, limiti di super piuma, ma diciamo un po' più lento, perché chiaramente il peso non, cioè il peso eccessivo non ha potuto far sì che potesse dare, diciamo, tutta suo impegno, tutti i suoi, la sua bravura. Allora quando parla di passare nel super piuma sta bleffando in maniera clamorosa Zoff, no? Beh, fa parte delle caratteristiche caratteriali del nostro campione italiano, quella di bleffare. Pugile estroverso Zoff, gran parlatore tra l'altro.
attendiamo il verdetto, verdetti un pochino lunghi in questa serata di San Benedetto, una giuria un po' lenta, un conteggio particolarmente elaborato e difficile da parte dei giudici impegnati questa sera a San Benedetto del Tronto. Nessun problema tuttavia per Stefano Zoff. Infatti questo è, nessun problema, un applauso anche al suo avversario, ma molto buona la prestazione del campione italiano. Con queste immagini, signori e signori, è tutto.